Come molti paesi, anche Israele corre ai ripari per cercare di fermare e combattere la diffusione di Omicron, la nuova variante del Covid. In una riunione d'emergenza, il governo ha deciso per le prossime 2 settimane di chiudere completamente le sue frontiere. Salvo casi eccezionali, stop dunque a tutti gli arrivi dall'estero. All'aeroporto di Tel Aviv molti passeggeri ora devono rivedere i propri piani. Sono rientrato da Istanbul dopo 2 giorni, avevo in programma di restare qualche giorno in più per vacanza, ma con le nuove decisioni ho interrotto il mio soggiorno e così sono tornato a casa. C'è chi si dice non molto preoccupato per quello che sta accadendo, come questa passeggera: sono vaccinata, ho avuto il Covid e penso che andrà tutto bene. La nuova variante, sotto la lente della comunità scientifica, preoccupa però i governi e le autorità sanitarie di tutto il mondo. In Gran Bretagna il premier Boris Johnson chiude il paese mentre il Ministero della Salute ha reintrodotto restrizioni per viaggiatori e cittadini. Dal primo momento in cui siamo venuti a conoscenza di Omicron e della sua potenziale minaccia, abbiamo preso subito decisioni in merito. La strategia, ha detto il segretario di Stato per la Salute, è dare ai nostri scienziati il tempo di valutare questa variante, perché c'è ancora molta incertezza. Intanto nei Paesi Bassi è massima allerta ad Amsterdam, restano in isolamento i 61 passeggeri di ritorno dal Sudafrica e risultati positivi alla nuova variante.